Ciao a tutti amici del verde, oggi andiamo a vedere come si riproducono le rose. Quando noi abbiamo una rosa, questa pian piano sfiorirà, raccoglieremo i semetti che contiene nel calice e ci faremo tantissime piantine. Seguite questo video e fatelo anche voi perché vi darà molte soddisfazioni in quanto la rosa non sarà proprio uguale alla rosa madre, ma avrà delle sfumature leggermente differenti perché le api vanno in giro, impollinano i vari fiori e quindi potrebbero avere una colorazione leggermente diversa. Seguite questo video fino in fondo, è semplicissimo. Se vi piacciono diciamo tutti quanti gli argomenti che sto pubblicando su questo canale, mettetemi un bel mi piace ed iscrivetevi. Andiamo subito al video, già ho chiacchierato anche troppo. La raccolta dei falsi frutti, eccoli qua, devono essere a rosa completamente, chiaramente sfiorita, devono essere maturi, quindi devono assumere questa colorazione intensa che va dal giallo arancio fino al rosso intenso. Perché? Perché in questa maniera abbiamo dato proprio la possibilità ai semi contenuti all'interno di formarsi completamente. Quindi raccogliamoci il nostro falso frutto, basta prendere un paio di forbici. Adesso ho dato una tirata veloce a questo mio falso frutto. Eccoci qua, siamo ritornati a casa, abbiamo fatto, diciamo così, razzia, però appena tornati a casa andiamo subito a riporre i nostri falsi frutti raccolti, in modo che se li raccogliamo comunque a settembre, ottobre, novembre, dicembre, quando ci pare, li mettiamo subito da parte per la semina nell'anno successivo, perché i semi di rosa hanno bisogno proprio della vernizzazione, ossia devono essere messi in un posto in modo che, come mamma natura gli insegna, capiscono che è arrivato l'autunno, è passato l'autunno, è arrivato l'inverno, cioè il freddo è a primavera, quando sentono già il caldo inizieranno a germinare. Quindi noi riproduciamo la stessa situazione. Io faccio in questo modo molto molto semplice. Vado a prendere questi bicchieri qua trasparenti di plastica, ci faccio dei forellini sotto in maniera che diventa proprio un vasetto di drenaggio in questo modo, ci vado a mettere poi della sabbia leggermente umida, vado di nuovo a riscrivere il nome della rosa che ho visto, chiaramente non avrò il nome scientifico botanico, ma vado solamente a scrivere quello che mi dà indicazione come aspetto o profumazione. E a questo punto, vedete, io l'ho tagliata con il bastoncino sotto, con lo stelo sotto, il cinorrodo, lo vado ad inserire in questo modo qua. Ora non faccio altro che mettere sopra un telo. Io uso, diciamo, questo tessuto in PVC forellinato in modo che ce lo vado a mettere sopra. Lo leggo e ho ricreato proprio l'habitat naturale. Il telo non fa altro che da protettivo ad eventuali uccellini che sono ghiotti dei falsi frutti. Se avete poi dei topi dove andate a riporre questi barattolini in cantina, in una legnaia, mettete sopra una zanzariera di quella di metallo, perché anche i topi sono molto ghiotti dei falsi frutti. Vado a riporre in un punto dove comunque è anche acqua e vento, non è un problema. Se entra acqua dentro, la sabbia è molto drenante, i forellini da sotto faranno uscire l'acqua, quindi ripetono, è proprio pari pari l'habitat naturale in cui si sarebbe trovato il falso frutto appeso sulla rosa. E ci vediamo a gennaio, perché a gennaio andremo proprio a vedere, aprire i falsi frutti, preleveremo i semi e li andremo a mettere direttamente a dimora, perché la temperatura dovrà essere per la germinazione compresa tra 4 e 10 gradi. Eccoci qua ragazzi, ne è passato di tempo, siamo a gennaio inoltrato, andiamo a prelevare i semi dai nostri cinorrodi. Ecco qua com'è. Si è mantenuto, come vedete, si è un po' afflosciato, un po' ammuffito, ma si mantengono. Ecco, quest'altro si è un po' spaccato, ma si mantengono in modo perfetto, diciamo. Ora, prelevare i semi è una cosa molto semplice. Si leva il picciolo, vedete, questo qui già è molto facile da aprirsi, e si va proprio a prelevare la parte dei semi all'interno. Ecco qua quello che sono riuscito a prelevare da due falsi frutti. Vedete, 2, 4, 6, 5 semi piccolini e due grandi. Tutto il resto
lo vado a buttare perché questi qua sono non utilizzabili per la semina. Andiamo a seminarli. Prepariamoci i nostri vasetti. Io già mi sono avvantaggiato, ho messo della torba, del terriccio. Questo già adatto per le rose perché già è fertilizzato con una buona base di fertilizzanti organici. Adesso andiamo a disporre i nostri semini distanti più o meno a 2-3 cm l'uno dall'altro. La germinazione non è altissima e allora noi ce ne mettiamo un bel po'. A questo punto ci mettiamo sopra 1 cm circa di terriccio. Lo prendo, facciamo questa operazione insieme. Eccoci qua, metto 1 cm di terriccio. Adesso annaffio ben bene tutto quanto per la prima volta, inumidisco molto molto bene. Abbondate, fate sgrondare l'acqua dal vaso. Adesso io mi organizzo così, prendo questi sacchetti per alimenti, ci vado a mettere all'interno il mio vasetto in questo semplice modo qua. Poi mi segno anche la varietà della rosa in modo che quando nasce so che rosa è. Adesso ho segnato solamente rosa, poi vado a segnare anche la varietà con un pennarello indelebile. Vado adesso a chiudere con un laccetto il mio sacchetto in questo modo e vado a riporre il vaso in un punto coperto, riparato, non all'esterno perché fuori ancora fa freddo, però ci deve essere luce, quindi organizzatevi voi, va bene anche dentro casa vicino ad una finestra ed aspettiamo che nascano i semini. Siamo al 20 marzo e vedo in trasparenza nel telo che ci sono un paio di piantine di rosa nate. A questo punto è proprio il caso, visto che le temperature si stanno rialzando, di far acclimatare le nostre piantine. Quindi che facciamo? La mattina, se ci sono delle belle giornate, quando è verso le 10, in modo che le temperature si sono un po' alzate, porto fuori da casa il mio vasetto e lo metto in una zona a mezz'ombra, non a sole diretto, mi raccomando. A questo punto io tolgo il telo di questo vasetto o il tappo di plastica nella bottiglia e lo abbasso in questo modo qua. Gli faccio prendere un po' d'aria, asciugare un po' di umidità, altrimenti sarebbe veramente troppa e inizierebbe con il caldo a fare un effetto serra e magari anche la propagazione di muffe, cosa che noi non vogliamo. Vi faccio vedere in anteprima le due roselline. Quando sopraggiunge la sera e inizia a calare quindi il sole, noi non facciamo altro che riprendere il telo, lo riavvolgiamo, leghiamo di nuovo e portiamo in casa. Facciamo abituare la nostra pianta all'aria esterna. Sono passati solo un paio di giorni e la nostra piantina sta emettendo la fogliolina di mezzo e ne stanno nascendo delle altre. Eccola qua sotto. Le nostre piantine di rose continuano a nascere e a crescere, eccole qua. E adesso siamo giunti a dividere le nostre piantine e riporre ogni piantina in un singolo vasetto in modo che crescono belle fresche e rigogliose. Faremo proprio questo trapianto. Che cosa ci occorre? Ci occorrerà dell'argilla espansa o della pomice naturale in modo da andarla ad inserire nel fondo del vasetto. Farà lo strato drenante, ce ne metteremo 1 cm oltre lo strato drenante, ci occluderà tutti quanti i forellini. Poi ci occorrerà del terriccio da rinvaso. Io utilizzo questo qua per le rose perché è già un fertilizzato e non mi occorre aggiungere il fertilizzante. Se voi avete il terriccio, quello lì universale, dovrete aggiungere del fertilizzante. Il letame maturo di equino va benissimo, va bene anche lo stallatico pellettato. Allora, prima di effettuare questo trapianto, non bagnate la pianta per almeno una settimana in modo che il terreno è più compatto e più facile svasare. Si prende, si guarda sempre se sotto il vasetto ci sono delle radici, eventualmente ci sono, le andremo a togliere e si preme un po'. Adesso verrà giù del
del terriccio insieme alle piantine. Dobbiamo fare un po' di attenzione, la massima attenzione, in modo da lasciare il più possibile il pane radicale sulle piantine. Come vedete, le radici sono arrivate fino in fondo. Questo qui era lo strato drenante costituito dalla vermiculite espansa. Appoggiamo delicatamente su un fianco le nostre piantine, con le mani spezziamo in due il pane radicale in questo semplice modo qua. Ora è semplicissimo andare a prendere una piantina e cercare di prelevarla con tutte le sue radichette. Eccole qua, ne prelevo una, fate attenzione, cercate di rompere il pane radicale senza strappare le radichette, semplice. Ecco qua, adesso questa qui è una piantina con tutte le sue radichette. Andiamo a riporla nel vasetto che abbiamo già preparato, eccoci qua, tenendo un attimo in piedi la piantina in questo modo qua. Faremo poggiare le radichette sul fondo e la piantina la teniamo con il suo colletto, con le sue radici iniziali, a circa un paio di centimetri più bassa del bordo. Adesso vado a mettere tutto quanto il terriccio intorno e costipo ben bene. Lascio fuori le foglioline, l'apparato radicale sta sottoterra e il colletto sta subito fuori la terra. Ok, semplicissima questa operazione. Annaffiamo abbondantemente, facciamo accostare tutto quanto il nuovo terriccio intorno alle radichette delle rose e non ci rimane altro che attendere e farle di nuovo crescere. E chiudo qui il video, ragazzi, non ci rimane altro che aspettare che la nostra rosa fiorisca e vediamo che colore ha. E a tal proposito, se comunque non vi piace, potete sempre fare un innesto ed in merito a questo vi lascio negli ultimi 6 secondi altri link interessanti, come si innesta la rosa gemma, come si fa la talea della rosa e qualche altro consiglio molto molto carino. Ci vediamo alla prossima, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao ragazzi.